e buongiorno ragazzi. Ultima colazione dei miei 21 giorni di viaggio. Oggi l'ultimo giorno, sono a Milano Viale Certosa, quindi in una gran bella zona. Andrò ormai a Vercelli diretto, passerò il canale di Loresi, che avevo voglia di vedere com'è quella ciclabile. Passerò Novara e poi da lì strade conosciute delle campagne novaresi vercellesi. Una volta arrivato a Vercelli credo che punterò direttamente al Bar Tasso, dove andrò a farmi fare un tazzone di gin fizz prima di andare a casa, perché me lo merito. A dopo ragazzi. Come ultima giornata di pedalate non parte proprio benissimo, parte vabbè colazione decente tutto, ma mentre ero sulla ciclo pedonale ad un attraversamento con semaforo dove io avevo il verde e c'erano le macchine ovviamente ferme al rosso, stavo attraversando, il primo della fila, così per fare il bulletto, per divertirsi, per scherzare, non lo so, ha fatto la finta di partire, sei sgasando e inchiodando, facendo finta di investirmi. E vabbè, per fortuna non mi ha né preso né niente, mi sono solo incazzato e ho tirato dritto, non c'ho voglia di discuterne, di far parole, perché con certa gente è tanto inutile, forse lo fanno anche proprio apposta per attaccare, quindi me ne sono andato dritto per la mia strada, ma mi ha fatto veramente incazzare pensare tanto a sta cosa, perché se un coglione del genere gli dovesse scappare il pedale del freno, che cazzo succede? Cioè, ammazza qualcuno e poi piangiamo delle persone. E questo qua si passa la vita a cercare di capire perché è così coglione e imbecille e perché non gli hanno montato un cervello funzionante davvero. Vabbè, vado avanti, va, speriamo che vada tutto bene poi sulle ciclabili. A dopo ragazzi, sono ancora con le mie gambe, quindi tutto a posto, bene, ciao! Uscire da Milano è stato abbastanza piacevole, le ciclopiste e i ciclopedonali sembrano fatte abbastanza bene in questa zona dove passa la Ida. Adesso sono in questo parco, sto andando ad allacciarmi penso con la ciclovia del canale di Loresi e adesso sono arrivato qua, dovevo girare lì a destra ma arrivo almeno fino a questo cancello. E quella laggiù dovrebbe essere Villa Arconati, almeno credo, dopo guardo e verifico, comunque sì, credo di sì. Non si vede molto, si vede pochissimo, vabbè, adesso magari di là si passa vicino e la vediamo dopo. Proseguo, a dopo, ciao. Come vi dicevo, eccomi sul Villoresi, da un po' onestamente che ci sto pedalando, mi sono mangiato un sacco di more e vado avanti, a dopo. Lunghissima sta ciclopista del Villoresi, bella, e fortunatamente al mattino sempre in ombra. Penso che al pomeriggio picchi un po' il sole perché girerà di là e quindi me la godo al fresco oggi. Tra poco mi fermo così, giusto per fare una sosta, bere qualcosa e riparto, tanto oggi si arriva a casa
manca meno di 70 km. Con calma, allunghiamo il brodo come quando siamo arrivati a Roma per non finire il viaggio. Fortunatamente al mondo non ci sono solo personaggi come quello dell'hotel di ieri sera di Milano, antipatici e maldisposti, ma ci sono persone come la ragazza, sia quella della gelateria di Fano, ma anche dell'antico forno di Arconate, dove mi sono fermato per un trancetto di pizza in estate. Gli ho raccontato un po' del viaggio perché mi ha chiesto, vedendomi con la bicicletta carica, e prima di andare via mi ha chiamato dentro e mi ha regalato una treccia per far merenda dopo. Grazie mille, è stato un piacere. Ho lasciato il canale Villoresi e la sua bella ciclopedonale. Adesso sto entrando nella zona del parco del Ticino. Ovviamente questo non è un Ticino, ma è un canale che lo affianca, lo costeggia. Adesso non so esattamente da dove si entrerà, penso di passare anche da Gagliate. Farò delle foto lì al castello, che ha una piazza stupenda. E niente, sta finendo. Ho chiamato anche il Paolino per avvisarlo che arrivo al Bartasso e di prepararmi il secchio di Gin Pizz. Non so se è un fatto psicologico, ma sto arrivando agli ultimi chilometri e devo dire che inizio ad accusare un po' la stanchezza, ma penso più di testa, proprio perché sto mollando un po' il colpo sapendo di tornare a casa, di essere ormai arrivato a casa. Infatti, come vedete, ho messo l'auricolare, mi sono caricato una playlist su Spotify di punk rock, così mi do un po' di carica per fare questi ultimi 40 km e non soffrire troppo, tipo le salite a una mano. Va bene, dai, proseguiamo. No, non che sono morto, però mi sento diverso dagli altri giorni. Tutta testa, ragazzi. Da dove si deve uscire qua? Mannaggia. Eppure la traccia dice qua. Era sull'altro lato, di là sembra una ciclabile un po' fatta meglio. Mannaggia, e vabbè, continuiamo di qui, vediamo se poi c'è un ponticello. Dunque, ho fatto una piccola deviazione dalla ciclovia Ida che passa lungo il canale Cavour e taglia leggermente fuori Gagliate e lo sfiora appena, ma io volevo venire in centro per farmi un giro davanti allo splendido castello sforzesco di Gagliate, che merita una visita, e quindi sfrutto anche l'occasione per andare a bermi qualcosa di fresco o mangiarmi una granita se la trovo. Passano le forze dell'ordine, stavolta non per me. Comunque, guardatevi il castello, che è stupendo. A dopo, ragazzi, vado a rinfrescarmi.
la traccia qui dice di proseguire lungo questa strada, ma là in fondo mi sembra che ci sia un po' un canale, un fiume, ma già a partire da qua non è percorribile, perciò credo che quella corretta sia quella lì sopra, anche se la traccia dice quella sotto. Eh sì, direi che è un guado un po' troppo esagerato da passare, ma c'è il ponticello lì per passarlo. Correggiamo sta traccia, mi sa che è da correggere. Ci siamo ragazzi, mancano poco più di 8 chilometri e sono arrivato e la mia avventura sarà finita. Sono quasi al torrione di Vinzaglio e niente. Quante volte vi ho detto e niente in questi 21 giorni? Un sacco. Giorni fa mi trovavo esattamente a questo bivio, quello che mi ha portato lungo la via Francigena percorrendo questa strada. Oggi, dopo questi fantastici 21 giorni, sono arrivato da quella strada e ormai mi separano 4-5 km dal Bartasso, che sarà la mia ultima tappa prima di arrivare a casa veramente. Preparando il mio secchio di Ginfi, sono arrivato al Bartasso, sano e salvo. Bisogna vedere se arrivo a casa anche sano e salvo. Me lo fai un secchio doppio, più grande, molto più grande. Arriva Cristian, dimmi come le hai viste le mie dirette allora. Bravissimo, sono emozionato. Immagino proprio. Grande. Come prende per il culo lui, non prende per il culo nessuno. Bravo, seguitelo. Ragazzi, seguite il buon Simo e tutte le sue avventure. Ci sa fare. Guardate il bolide lì fuori come rispecchia. Tac. Parcheggio privato. Vi dico che non è da tutti, è il buon Luciano, il boss, gli ha detto solo perché se tu puoi farlo. Quindi seguitelo, metteteli like e commentate sotto ogni foto, arriveranno grossi premi e grossi regali ai primi 100. I 100 di che? Da come si può evidentemente intuire, sono ormai sul divano di casa mia. Sono un po' bollito, un po' stanco, anche perché mi sono intrattenuto, come vi dicevo, come avevo fatto vedere al Bartasso, a fare delle chiacchiere fino a chiusura. Sono arrivato a casa alle 9 e tempo di smontare le borse, farmi la doccia, mi sono fatto un piatto di pasta e adesso sto per svenire, quindi non mi resta altro che salutarvi, nella speranza di avervi intrattenuto e fatto passare un po' delle emozioni che ho vissuto io in questo viaggio. E quindi buonanotte a tutti voi e al prossimo viaggio. Ciao a tutti!